cominciato a leggere l'articolo, non ho capito niente. Davvero? Io Leggendolo? ho aperto anche Proprio i miei le appendici. prime righe subito, non ho capito cosa volessero dire. Allora, siamo qua a posto. Siamo qua. Allora. Perché dà per scontato che si capisca cos'è un trasporto, e quindi la Allora, dice no, subito. allora, siccome la volta scorsa abbiamo provato a cercare di capire questo trasporto operario sulla base della tua domanda, però è venuta fuori una confusione inenarrabile. No, però è stata utile. Cioè, io adesso devo Adesso, chiedermi di fare una invece di firma. andare avanti ancora, visto che c'è stata la Ok. digressione, l'affrontiamo di petto con Bravo, quegli questo. esempi, no? Va bene. Allora, Perché io non so magari Marco se mette si un collegherà, po' però ho incinto. attivato Skype, per cui se lui c'è chiamerà. E quindi partiamo. L'ingrandimento lo volete a 150? Grazie mille. Ok. Allora, vedete, ah, c'è il coso, devo andare di là. Se non vi dà fastidio qualcosa lì. Va bene così? Allora. C'è fuoco, è scritto di Quello. sì, no, va bene per me. Allora, Poi comunque mi alzo io se parto. vai tranquillo. Prima cosa, dobbiamo partire da una metrica. E siccome la metrica che esiste per antonomasia tradizionale è quella pitagorica, che in questo contesto chiamiamo anche galileiana, ecco, ci fissiamo sullo spazio, non sullo spazio-tempo, Quindi scriviamo subito il nostro DS quadro, che qui vedete, per esigenza di copione devo scriverlo così, però se ve lo scrivo in forma tradizionale, guardate come lo interpreta. No, no, va bene, non No, mi no, serve. ma ve lo faccio vedere. Sì. Quindi quando io scrivo dt parentesi quadra s elevato al quadrato, in realtà quello è il DS quadro. Adesso, sulla base della doppia applicazione solita del teorema di Pitagora, uno sul piano XY, l'altro sul piano che contiene anche Z, Zeta. otteniamo questa roba qui. La scrivo. Prima la scrivo e poi la commentiamo. Che il DS quadro è uguale a DX quadro più DY quadro più DZ quadro. E quindi abbiamo la nostra metrica. Ancora non sappiamo bene che cos'è la metrica, no? Perché magari non possiamo fare il corso di geometria differenziale. Però più o meno ne abbiamo parlato un bel po'. Più o meno sappiamo che ci servirà a individuare la distanza, no? Poi come si determina questa distanza lo vedremo. Intanto se qui abbiamo x, y, z, siamo con una struttura euclidea. Cartesiana, quindi galileiana e euclidea, siamo solo nello spazio. Questo è chiaro? Cosa vuol dire il differenziale, cioè il ds oppure dx o dy o dz? È una fluttuazione. Fluttuazione. Concepiamola così. Una fluttuazione non è una cosa strutturata bene. O meglio, chiamiamola causa, no. L'interno della fluttuazione è qualcosa di molto caotico. Il modo più interessante per rappresentare l'interno di una fluttuazione, però quando ce la rappresentiamo la vediamo congelata, è vedere un frattale. Però il frattale, se vi spostate verso la zona regolare, assume una specie di forma d'onda, no? E quindi ogni volta che noi scriviamo ds quadro, dx quadro o dx senza il quadro, insomma, quello che è. Stiamo dicendo che c'è stato un processo a livello di scala, di subscala, caotico, il livello congelato del frattale, e poi al nostro livello, che è il punto della geometria, quindi l'interno del punto è strutturato in modo sub, come sto dicendo una specie di metafora. Ecco, e allora questa fluttuazione esplora lo spazio a livello infinitesimale, individua le simmetrie di questo spazio e manifesta nella struttura che viene fuori qui questo spazio. E anzi, lo spazio dobbiamo pensare che va a coincidere direttamente col risultato di questa fluttuazione. Sì. Bene,
Questo è soltanto, come dire, un anticipo per capire a cosa ci può servire. Adesso, cosa facciamo di sta roba? Beh, intanto come struttura, ha la struttura di dell'equazione cartesiana di una sfera, no? Allora, la prima cosa da fare è cosa vogliamo rappresentare come DS quadro? Vogliamo rappresentare, o come, sì, come DS, vogliamo rappresentare un arco infinitesimale che sta esplorando uno spazio curvo che è la superficie sferica di una sfera. Giusto? Ci siete? Ecco, allora noi chiamiamo questo spazio curvo x quadro, cioè no, no, scusate, non questo spazio, questa, anzi, più che questa superficie, chiamiamo questa struttura sfera y al quadrato più z al quadrato uguale un raggio, che lo chiamiamo, perché questo raggio lo manteniamo fisso, A al quadrato, poi diventerà 1 per togliercelo dalle scatole. Ora, questa cosa qui è la sfera. Quindi, su questa sfera dobbiamo vedere come si rappresenta il DS quadro. Ci siete? Allora, prima cosa, differenziamo la sfera. Così, in questo modo, l'influsso della A quadro si perde. Ah, una cosa interessante è qua. Questo DS quadro è regolato da 3 gradi di libertà, quindi vuol dire che esistono 3 fluttuazioni indipendenti, una della dx, l'altra della dy, Ah, l'altra della ok. dz. Chiaro? Invece, quando vorremmo la superficie, non abbiamo bisogno di 3 gradi di libertà, ce ne bastano 2. Quindi adesso, con questa differenziazione, troviamo il vincolo di stare sulla sfera a chi? Ai differenziali. E quindi poi ne prendiamo uno di questi differenziali e lo sostituiamo nel DS quadro. Va bene con il procedimento. Qui è facile fare la cosa perché anche se è un'equazione, cos'è Ma magari prova a dargli un pugno al cavo, perché pugno, perché c'è un po' successo? Perché non ho imparato di bene. elettrina. Eccolo lì che si Beh, trova. sto premendo io, se la Ah, cosa sta sempre ok. così. Basta un cavo nuovo o c'è tutto un computer Ma nuovo? magari No, è questo cavo, ma è bisognerebbe l'impresa. riuscire a fare in modo che i pirolini, i pin di questo, Posso provare a portare un altro cavo? Io ce l'ho dei vecchi dell'RGB, GBA. sì, perché loro sono un po' stortati. Sì, un Un RGB VGA VGA, vecchio. sì, come questo. Allora, qui. C'è anche tu. Tanto non si dobbiamo più. Ma sono uguali nei due estremi Sì, oppure. perché Ok. è un cavo passante. No? Quello che entra deve uscire. Allora, operando qui, il sistema ancora non sa che il differenziale di A è nullo. Questa è un'indicazione che la dobbiamo dare noi, no? Quindi gliela diamo qui. Cosa ho copiato? È 0. Adesso, ok, ce l'abbiamo. Quindi adesso abbiamo una relazione con questa equazione tra i tre differenziali. Quindi vuol dire che possiamo prenderne uno e esprimerlo secondo gli altri. Quindi risolviamo questa equazione secondo il dz. E allora in questo modo abbiamo, come dire, determinato un vincolo per cui, se stiamo esprimendo il differenziale di z tramite l'altro, cioè tramite il differenziale di x di y, alla fine avremo soltanto il differenziale di x e di y, quindi due gradi di libertà. Qui ci sta dando ancora z in questa forma qui. Vabbè, ma risolviamo l'equazione della sfera e abbiamo z, no? Quindi la risolviamo. Qui risolviamo l'equazione della sfera rispetto a z, e naturalmente incontriamo una cosa importante. Primo fatto, la struttura euclidea data dalla biapplicazione, cioè applicazione di due volte del teorema di Pitagora, è rigida rispetto alla sfera, perché la sfera è curva. Noi non sappiamo ancora niente di essere curvo, di essere, però sappiamo che la sfera, diciamo, ha qualcosa
nella sua, chiamiamola, curvità, e infatti vedete che introduce la radice e poi la radice si sdoppia, si biforca, quindi c'è una indeterminazione, cioè più o meno la radice, quindi dobbiamo scegliere o una o l'altra. E a questo punto, vabbè, è indifferente scegliere una o l'altra perché poi ci sarà il z quadro, quindi siamo a posto. Comunque, in questo meccanismo, sto copiando troppe cose, in questo meccanismo che mi dice come deve essere fatto il dz, vado a sostituire la z, però sì, devo sostituirla soltanto nel secondo membro. Ci siete? Mi state capendo, no? Come operazione? A questo punto stiamo esprimendo tutto secondo i differenziali x e y, che dovete tenere presente che sono indipendenti dalla x e dalla y, non sono la stessa cosa, e poi tramite la x e la y, quindi in tutto sono soltanto due gradi di libertà. Adesso questo dobbiamo introdurlo, sostituirlo dentro il Ds quadro, che è questo qua. E quando abbiamo fatto questa operazione, cosa avremmo fatto diventare? Ecco, per esigenze formali, in realtà non dovrei chiamare sempre S la stessa cosa, perché prima quel ds quadro era qualcosa che entrava anche dentro la sfera, no? Adesso invece, facendo questa Ah, sostituzione, certo, abbiamo la S fatto deve stare solo una. sulla superficie, Certo. quindi dovrei chiamarlo con un altro nome, volendo, ma Ah, lo continuiamo a chiamare S, no? E adesso questo S è l'esploratore della bidimensionalità sferica. puoi tenere Z. No, ti si incasi. No, no, Ah, lo chiamiamo vabbè. E. Ok, No, vi sto dicendo, ok. Sì, al no, ho limite capito, ho chiamarlo capito. sigma, però chiamiamolo Sì, ancora S, no? no, è vero. Fatto. Adesso questa roba qui dobbiamo soltanto svilupparla, la faccio sviluppare automaticamente, cioè c'è un quadrato, no? Poi volendo, vabbè, se gli dico di semplificarla, ma non so se semplificandola mi dà qualcosa in più. Quindi era meglio la forma di prima, quindi niente semplificazioni su. Ecco, quindi abbiamo che il ds quadro adesso è diventato una fluttuazione, anzi qui, anzi sì, qui c'è un'operazione particolare da fare. Prima di tutto questo che cos'è? È un polinomio nelle coordinate, nelle indeterminate che sono i differenziali, no? Allora, posso vedere di raccogliere in questo polinomio i vari, devo dire, raccogli tutto secondo il dx quadro, secondo il rettangolare di x di y, vedete che è comparso qui, e secondo, aspetta, fammi finire l'operazione e poi fare o la domanda o l'obiezione o quello che serve. E poi secondo il di y quadro. Allora, prima di far eseguire, aspetto la domanda. No, niente, Allora la mi faccio. sembrava un'anomalia, invece, evidentemente, l'ha fatto al calcolo, Sì, siccome non ecco. trovavo la parte di dy Ecco, quadro. allora vedete che abbiamo che il nostro ds quadro a livello 300 è dato da una parte di x quadro, che ha davanti un coefficiente, che adesso non è più uguale a 1. Quindi, come dire, abbiamo perso la rigidità euclidea dell'asse della fluttuazione. Poi abbiamo un dy quadro che anche lui non è più uguale a 1. E infatti, è questa l'introduzione del fatto che stiamo guardando qualcosa di curvo, no? E poi però abbiamo l'introduzione del fatto che c'è un termine rettangolare, quindi quindi questa nostra matrice non è diagonale come forma. E questo fatto è legato alla cartesianità del sistema cartesiano che stiamo usando. Siete d'accordo? Bene, comunque questo che abbiamo visto è il nostro ds quadro. Su questo dobbiamo operare. Però, per sfruttare la simmetria sferica, è meglio usare, come dicevi tu, le coordinate sferiche. Giusto? Le coordinate sferiche sono ρ, θ e φ. È una sfera, è rappresentata. Allora, prima vi faccio vedere la sfera, che
vi devo fare due grafici. Allora, fatemi costruire il comando da dare a matematica. Plot, non lo scritto. Però plot deve essere in 3D. Di cosa? Della calotta inferiore, quella col meno, e della calotta superiore. Secondo, beh, prima di tutto dobbiamo scegliere finalmente questo benedetto A quanto vale, no? Perché sennò quando fai il plot lui non lo sa e mi si blocca. Allora, diciamo che vale 1, va bene? Sì, poi ricordiamoci, poi sì. Per quello poi diventerà la curvatura, immagino. Ah, no, è il raggio della sfera. Sì. Adesso non anticipiamo, se no rompiamo sempre le cose. Se anticipi è inutile fare il lavoro, no? Chi l'ha detto che è la curvatura? Devo andare a cercare di capire se lo è, se non lo è. Avrà a che fare con tra poco. Io mi altero. Sì. No, vabbè. Se tu riuscire a dare un simbolo. Vabbè, ok. Non ci tieni a prevedere ciò che non possiamo prevedere per il momento. X quindi va, siccome il raggio è 1, da meno 1 a 1. E Y anche lui va da meno 1 a 1. Ora, questo grafico, attenzione perché l'abbiamo discusso la volta scorsa, è adatto. Devi mettere Y. Ah sì, hai messo X. No, sì. Y, e qui cancello il messaggio. Sì, ho fatto la copia e non ho fatto la modifica. Ah, devo dargli anche la forma di sfera, aspetto. Ora, questo è un problema legato semplicemente... Ecco, adesso vediamo la sfera. Ah sì, devo togliergli il fatto che è dentro un box, quindi un box falso, e devo togliere gli assi, così non ci perdiamo... Abbiamo la sfera. Ora, questa sfera è stato un po' fonte di problemi la volta scorsa perché siamo andati a vedere come è stato costruito il grafico. E certo, il grafico è stato costruito nel modo che dici tu, no? Cioè ha fatto sezioni, vedete queste sezioni qua, quindi queste, non anticipiamo, sono geodetiche, non sono geodetiche, sono paralleli, in realtà è stata affettata secondo due direzioni ortogonali, no? Che sono gli assi cartesiani. E quindi è chiaro che mi dà i paralleli per una direzione e i paralleli per l'altra. Quindi non sono geodetiche. In più, la caratteristica interessante è che ognuno si incrocia negli altri a perpendicolo. Vedete che sono tutti, formano sempre angoli retti. Ma questo è legato alla struttura della radice e alla cartesianità. E a come ho costruito la sfera, no? Un pezzo di sopra, un pezzo di sotto e l'ho messa insieme. Cioè ho costruito due carte e quindi l'insieme di queste due carte ha formato quello che si chiama un atlante dal punto di vista della topologia, no? E l'atlante mi dà la sfera, ma questo non è il nostro problema. No, non è il nostro problema, è legato al fatto che per fare il grafico ho dovuto rappresentarlo così. Tant'è vero che se adesso vi faccio un altro grafico, che è questo, uguale, quello che sfrutta la simmetria sferica è questo. Allora, Rho, che vabbè, io adesso lo chiamo Rho per esigenze di copione, però è il nostro A, sì. È il raggio, però chiamandolo Rho varierebbe, ma poi gli diamo il valore 1, quindi stiamo sulla superficie. Rho che cosa? Seno di teta, e teta è non la latitudine ma l'acolatitudine, coseno di fi. E lo sto scrivendo tutto in forma abbastanza tradizionale. Poi abbiamo questo, mi rappresenta la x, questo mi rappresenta la y. Devi mettere il seno. Sì. Non ho lì. No, sono andato a copiarlo lì e l'ho messo qui per fare il meno lavoro possibile. E poi devo fare questo. La terza non dipende da φ, quindi non dipendendo da φ devo toglierla
invece del seno ci vuole il coseno. Ecco, vabbè, ho messo una virgola in più, la devo togliere. Ecco, questa qui è la rappresentazione in realtà parametrica. Che cosa vuol dire? È che le coordinate fanno da parametri. Ok? Ah, E allora qui non devo usare plot 3D, ma un'altra funzione. Prima vi faccio plot 3D per far vedere che non so cosa fa. Qui ok. Ah. al posto di rho di A ci devo mettere rho, che vale 1. Ecco, me lo sta calcolando. Poi l'altra cosa importante, non varia x e y, ma variano theta e phi. Per adesso li lascio tra meno 1 e 1 per vedere cosa fa, ma poi gli mettiamo i valori giusti. Vedete che viene fuori un pasticcio della miseria, cioè non viene fuori una sfera. Perché? Perché prende questo mio vettore tridimensionale, no? E poi lo usa per spostarlo secondo una situazione cartesiana. Adesso invece ve lo faccio parametrico e così stiamo sfruttando proprio la vera parametrica. Ah, questa cosa qua dipende da che impostazioni ha dentro il comando È plot 3D, certo, che è legato che era ai quello che lui aveva cartesiani. notato anche prima, no? E Sì, sì, io, sì, sì. infatti, rifacciamo No, ho no, questo capito. grafico qui è legato a come il sistema mi implementa il grafico. Adesso se lo faccio così, senza dire bene, il dominio di teta e di phi, mi dà una sfera che però è un pezzetto, vedete? Poi qui non c'è bisogno di dargli aspect 1, aspect ratio 1, quindi togliamo. Ecco, adesso è un po' più, sembra più una sfera, ma perché non è proprio la sfera? Perché non Diventa è tutta completa uno. teta e non è Ah. completa phi. Allora, teta deve andare da meno pi greco. Mandiamolo fino a zero. Quindi sta venendo dal polo sud fino all'equatore. E phi facciamolo girare per tutto l'equatore, cioè da 0 a 2 pi greco. Phi è l'azimut. E adesso viene. Vabbè, è venuta tutta. Ora, questa sfera rappresentata mi ha creato un sistema meridiani paralleli. Vedete? I meridiani sono leggi eidetiche. E se guardate adesso l'angolo non è più, è sempre perpendicolare tra. Sì, è sempre perpendicolare, sono tra di loro ortogonali. Scusa, prima non era perpendicolare. Perché no? Altrimenti, Ah, sì. altrimenti la metrica sarebbe stata, Giusto, non giusto. avrebbe Sarebbe stata avuto diagonale. Sì. diagonale. Ok. Quindi il fatto che qui sono perpendicolari vuol dire che la metrica di prima, cioè la struttura della metrica cartesiana che abbiamo sopra del DS quadro, se la mettiamo in queste coordinate sarà diagonale. Vi è chiaro? Bene, allora dobbiamo prendere questo e fare un'operazione particolare. Primo fatto, se rho vale 1, vale 1, quindi non ce lo metto. Giusto? Così siamo sulla. No, non siamo ancora sulla. Sì, siamo distanti dall'origine, la superficie. Ma poi dobbiamo esplorare tutta la superficie, quindi cosa succede? Non dobbiamo avere questo, perché questa è la terza dimensione. No? Quindi dobbiamo avere due dimensioni, che era quello che mi avevi suggerito tu la volta Due scorsa. ne abbiamo E quindi usate. devo togliere anche questo. No. Come no? E questa quindi adesso diventa x uguale e questo y uguale. Avete problemi? Y piccolo, scusa. Avete problemi a questa scrittura? No. Sono le due equazioni di trasformazione che dovrò inserire dentro questo oggetto qua. Purché, se qui l'ho chiamato 1, il rho, cioè la A, anche qui dovrei chiamare 1 la A, capito? Quindi posso farlo? Mi state seguendo Sì, o no? ovviamente. Allora, 1, 1, 1. Però, queste equazioni, questa mi serve per trasformare la x finita. L'altra mi serve per trasformare la y finita, ma la fluttuazione di x e di y non ce l'ho ancora esplicita. Perché? Perché devo calcolarlo, no? Cioè devo fare il differenziale di x quando lo vedo come teta e phi. E quindi gli applico il dt
a tutta l'equazione e lui mi dà che dt è, ecco, quindi adesso abbiamo una fluttuazione secondo teta e una fluttuazione secondo phi, modulata da quello che deve essere. Questo per la x. Poi lo facciamo anche per la y. E quindi abbiamo le due. Adesso devo fare un'operazione, perché se no se lo faccio in tutto, quando qui sostituisco la x me la sostituisce anche qui dentro, no? Il sistema. Quindi allora, prima sostituisco tipo la x, la y per ogni coefficiente della metrica, no? Quindi qui gli devo prendere questo, farlo diventare un meccanismo di sostituzione, che è quello della freccia, no? E lo fa con questa funzione. Cioè questa funzione, per farvi vedere cosa fa, ve la faccio eseguire qua, vedete, mi sostituisce l'uguale con la freccia. E la freccia vuol dire prendi questo target, la x, e ogni volta che incontri la x mettici tutto questo, per cui la incontrerebbe anche qua e mi fa un pasticcio, allora basta farla La separata. fai spezzettando. E la stessa cosa devo fare per la y. Allora, prima copio la struttura e poi ci metto l'equazione della y, anche questa qua. Sono tutti mezzi trucchetti per usare al meglio il meccanismo. E abbiamo quella. Questo qui è il coefficiente sostituito, che poi lo metteremo dentro. Devo fare la stessa cosa per qua, però senza i differenziali. Allora, Forse hai copiato anche la barra col certo, punto. devo Ah, darla. La barra devi. col punto vuol dire sostituisci. Ah, ok, Poi scusa. l'altra è come dire, il template di sostituzione, che dice Sì, incontro questo target, il mettici quello, e contenuto. così. Ecco qua, abbiamo la cosa, e adesso dobbiamo fare la terza, che è questa. Qui è più facile prendere il coefficiente, lì invece era tutto mischiato, ho dovuto cancellare. Allora, lo metto qua e prendo questo. Ci siamo? Adesso devo prendere questo di S quadro, non mi serve nella forma cartesiana, no? Quindi piglio quello giusto qua e glielo copio dentro. Poi faremo la sostituzione di quello che manca. Questo col 2 lo piglio, lo metto qui davanti e poi devo togliere le x e le y con il 2, questo lo devo togliere e questo denominatore anche, perché l'ho già scritto quel coefficiente, va bene? E poi devo sostituire quest'ultimo, ha recuperato, qui. Adesso abbiamo quasi completato, non è ancora completo perché il ds quadro è espresso ancora come dx quadro di y per di y, dx per di y e di y quadro. Dobbiamo fare questa sostituzione, dove è? E Qui, devi qui, ce invertire. l'abbiamo qua, no, no, ce l'abbiamo qua. Al posto di dt gli devo sostituire questo. Ancora no, non devo fare nessuna inversione. Allora, devo mettere dentro lo schema che mi mette la freccia, no? In modo che mi trasformi l'equazione in un meccanismo Sì. di sostituzione. E poi l'altra ancora, appunto. La seconda che è la y, cioè la dty, eccola qua. E devo mettere sempre dentro la curva. Adesso lo schema è pronto, nel senso che abbiamo ds quadro, vedete, uguale. Il coefficiente del dx quadro è già messo in forma di simmetria sferica, Sì. notate fi. Il coefficiente dell'incrocio anche, e il coefficiente della dy quadro anche, mancano i differenziali, ce li abbiamo qua, gli do il comando e lui me li sostituisce e mi dà tutta questa bella pappardella. Fortuna vuole che tramite le proprietà trigonometriche delle funzioni, questa roba qui, sciac, 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 si riduce. Possiamo farlo noi a manina, però lo Non fa automaticamente il sistema se chiamo la funzione Simplify. Ci penso a lui. E guardate come viene semplificato.
Questa è la metrica sferica. Quindi bisogna fluttuare Potrei secondo. fermare vedere Tutta estesa? un attimo. No, quello è fermo, fermo. Allora fammela portare su. Io pensavo volessi vedere ecco. Ecco, adesso la vedi? O è troppo alta per gli occhi? Allora, quindi il nostro DS quadro sulla superficie, sfruttando la simmetria sferica, è dato dalla fluttuazione di teta, quindi di teta quadro. Anzi, ve la faccio vedere in forma tradizionale così la riconoscete meglio. DS quadro uguale, beh, mi ha spostato i cosi. Prima c'è il di teta quadro da leggere e poi c'è il sen quadro teta per di fi quadro. Questa è la metrica della sfera, della superficie sferica. Su questo oggetto dobbiamo cominciare a fare la storia del trasporto parallelo. Sì. Va bene? Il che vuol dire scriviamo questa nostra metrica. Quindi questa media qua, vabbè, Possiamo scriverla sotto forma di matrice? sì, è 1S qua, è 1S in quadro, Vabbè. però voglio dire, questa qui, vabbè, certo varia in ogni punto, perché dipende da zeta. E da fi. No, beh, No, perché dipende da teta? Chi dipende da teta? la metrica. No, cioè, fammi capire cosa sto dicendo. Che dentro qui non c'è sì, basta. E non c'è teta. Se l'unica cosa che varia è sen quadro. Quindi su tutta la sfera si muove, cambia, ma solamente quando cambia teta, quando cambia fi non si muove. Vi faccio notare una cosa, guardate la figura. Se vi spostate lungo un meridiano, cos'è che cambia? E che scambia il seno. Cambia teta. Certo. No, no, cambia teta. Poi se è tramite seno. Allora, quindi, però il meridiano cos'è? Una geodetica. Quindi la variazione di teta lungo una geodetica è la cosa più simile alla variazione di x lungo la retta. E siccome nell'ambito cartesiano euclideo la variazione della x lungo la retta ha coefficiente 1, così la variazione della teta lungo la cosa che è la retta nella sfera, che è il meridiano, ha coefficiente 1. Infatti è quello che stava dicendo lui, davanti a di teta quadro il coefficiente è 1. Che poi in realtà è 1 perché lì dovremmo metterci il rho. Però lasciamo perdere il rho. Adesso guardiamo, ormai abbiamo semplificato, siamo sulla superficie, non ci preoccupiamo più del raggio, perché quello non vale. Quindi abbiamo 1 come coefficiente. Quindi questo è simile, cioè, vi ricordo quando vi dicevo, guardate che la metrica è quel meccanismo che mi cambia i coefficienti da mettere davanti ai cateti quando devo fare la somma algebrica del teorema di Pitagora dei quadrati dei cateti. Ecco, nei quadrati dei cateti abbiamo il primo cateto al quadrato più il secondo al quadrato più eventualmente il terzo se siamo in tre dimensioni, però davanti 1. Questa simmetria qui è, cioè, tra il lavoro nel mondo, nella metrica cartesiana e il lavoro, la variazione nella metrica sferica, è funzionale al Funzionale è fatto, una parola e non brutta. so come esprimere, nel senso, è una convenzione o è una cosa struttura? È nel senso, No, scusa, è venuto fuori, quindi lo è un fatto so, infatti, oggettivo. però, Quindi non c'è nessuna scelta convenzionale certo, no, qui. Cioè, o meglio, la tradizione corrente vorrebbe vedere questo come un fatto convenzionale, ok. No, no, ma ma non lo è. sto solo cercando Ora io qui ho un problema su come proseguire in questo senso. Adesso che abbiamo la metrica, tramite la metrica possiamo andare a trovare le connessioni. No? E quindi questo è il lavoro che mi riservavo di fare. Ora, non facendolo, non è che non lo faremo,
ma voglio farvi vedere che questa è una metrica che contiene un po' qualcosa di euclideo, che l'avete vista, quell'uno lì davanti, no? Invece c'è un modo per vedere di nuovo la superficie sferica con un'altra metrica. Che è curva ma non ha le simmetrie della sfera, cioè ha più No, gradi di no, no, libertà. no, allora, no, vai tu alla No, conclusione no, e lo sputtare chiedo, è tutto la quello che sto domanda. dicendo. Quindi è No, è inutile che la mi fai domanda domande. del salumiere, non è mica che vado alla Nessuna domanda conclusione. del salumiere, prego. Va bene, Siamo a un livello dove sta alto. una domanda retorica? No, io vi faccio notare che cioè, ci sono tante metriche che stanno insistono sulla stessa superficie. La prima, quella cartesiana che abbiamo visto, E l'abbiamo vista prima, quella no, quella che sopra. abbiamo sostituito, questa, non è questa, questa, scusa, l'ho cancellata. Prima che abbiamo fatto, la Sì, possiamo la prima, capire, però sì. devo farvela vedere. Ok. Questa la piglio e la porto giù. Quella è la metrica cartesiana, muovendo e muove solamente x e y, quando ci muove gli angoli. E dove la metto? La mettiamo qui. Questa qui, vabbè, possiamo chiamarla la metrica espressa tramite un sistema di coordinate cartesiane. Ora, la scelta di un sistema di coordinate, siccome sembra un atto, come dire, di volontà nostra intenzionale arbitrario, sembra una convenzione. Senza enfasi, perché tu cerchi sempre di farmi passare da paranoico più di quanto io lo sia già, Io ma non viene ci sto male. pensando a te. Sì, ah, Manco me ne vabbè, sono accorto vabbè. che c'eri. No, Perché? sto dicendo invece, sto esprimendo una cosa utile per tutti voi e anche per me, perché quindi se mi Vai, 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 vai. fai parlare Sì, finalmente un pochino dammi. mi svuoto, se invece mi ritiro le cornine come fanno le lumache, quindi scegliete voi. Allora, questa metrica qui è stata fatta tramite le coordinate cartesiane. Però esprime la metrica di una superficie sferica. Quindi dov'è il problema? Uno dice, perché non ti accontenti di questo? Perché i calcoli sono lunghi e difficili, la metrica non è diagonale e ci sono dei calcoli della miseria. E quindi, come dire, tutti questi calcoli che si farebbero con questo sono alla fine barocchi, perché quando andremo a costruire le connessioni, che quante sono gli elementi della connessione? Cioè la connessione ha tre indici, no? Adesso gli indici vanno da 1 a 3, no? Da 1 a 3, quindi come 9? 3 per 3 per 9 27. No, per 3 quanto fa 3 per 9? Mi ricordo. Ma qua sono solamente 2, quindi sono 8, come dicevo prima. Allora, ricapitoliamo. La connessione nello spazio-tempo, quanti elementi ha? C'è uno Cioè, sopra, voglio due dire, i sotto. posti. Allora, avete in mente la matrice, però la matrice è una cosa bidimensionale, no? No, io voglio mettere una cosa tridimensionale, quello sopra e due sotto. Allora, aspetta. La matrice è una struttura bidimensionale che contiene dei posti. Ecco. Adesso pensate a una matrice non indiciata da due indici, ma da tre. Allora dovete fare una specie di cubo o Cubo. di parallelepipedo, giusto? Quindi adesso l'incrocio di questi tre indici vi dà un posto, un elemento della connessione, anche se la connessione non è una matrice. Quindi quanti ce ne sono? 8. Ma non adesso, in quello spazio-tempo, dai, un attimo. Ah, è quello spazio-tempo. E nello Allora spazio 4 è la terza. che fa 64. Sì. Quindi bisogna prendere la dimensione dello spazio e elevarlo alla terza, perché ci sono tre indici. Allora, se pigliamo uno spazio tridimensionale, 3 alla terza fa Non dico più che ti incazzi, ma qua siamo nello 27. spazio bidimensionale, ci No, sta. ma no, ti sto dicendo, se siamo in Fa tridimensionale, 27. 3 alla terza fa 27. Ma tridimensionale vuol dire lo spazio, quindi deve fluttuare anche z. Adesso siamo su una superficie, quindi la dimensione è 2. 2 alla terza, 8. Ci sono arrivati a pezzetti, no? Quindi sono otto oggetti, diciamo sono pochini, per cui uno po volendo potrebbe lavorare con la metrica cartesiana, solo che avrà da fare tanti calcoli e di questi otto elementi la maggior parte sono nulli. Ok.
Questo era il punto. Quindi, tradotto in parole, lo strumento che serve per trattare o arrivare a indicare le connessioni effettive, L'abbiamo già. no, nel senso sarebbe pieno di ridondanze o posti vuoti, come dici tu, Sì, allora, in realtà sempre ce l'avrà, le quindi ridondanze e i posti vuoti, però se sfrutti le simmetrie certo, riesci a riesce fare meno tempo a... di calcolo. Sì, secondo me possiamo anche... No, no, vabbè, non dico più niente. Cioè, Io non è solo una questione di economia di calcolo, è una questione vorrei anche anche concettuale qua. No, chiedo, eh. dire. Io sto venendo incontro agli spiriti gretti, quindi per piacere adesso ho cercato di fare l'inversione della tendenza, no? Io faccio il mio, cioè, cos'è? Vabbè, vabbè. Prego. Allora, era questo proprio il punto che mi interessava. Visto che ci sono arrivato con te, No, sono avevi di fare la strada. bravo? Eh no, allora, non so. Allora, la prima, in realtà, La prima ce l'abbiamo fatta. mi fai Sì, finire la la mia prima però frase? indicami No, qual è. aspetta un attimo, che sennò... Quella lì, Sì. dove esprimi Il DS quadro. il DS quadro in funzione di due variabili, una si chiama x, quella roba lì dà luogo a quel disegno che noi abbiamo fatto, che in sostanza No, 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 è... allora no. Ma fammi Non ti finire. No, posso lasciare passare aspetta. perché se ti appoggi su questo Non è che grafico, si ha detto appoggia, lo disegno. sta usando, non Vabbè, è che vedrai. Ma riduce il certo, chiamalo come virtuoso. cazzo ti pare. Vabbè, D'accordo. Ah, vabbè, quella roba lì applica, diciamo, delle dimensioni, quindi delle distanze, su un concetto cartesiano, giusto, x e y, no? Associa questo dei punti e genera la sfera, associando dei numeri, no, di uno spazio euclideo, no? Ad una roba che si svolge in uno spazio a tre dimensioni e qui adoperi delle distanze, perché x e y sono delle distanze. Mi fai finire Vabbè, la cazzo di frase? hai perso già Non ho perso niente. Nella bambino. seconda parte invece, Seconda parte la illumino. quando la rimetti qua, Questa. questi non sono, questi qua, theta, non sono più delle distanze, non sono più delle lunghezze, sono degli angoli. Quindi sono due cose radicalmente diverse. Ed è questo il bello del sistema. Calma fa. Cioè, spiegami dov'è il problema? Abbiamo De rotto una non, ho de tradizione? non ho detto che è un problema. Ho detto come tenere presente che non sono la stessa cosa. Sono due concetti profondamente diversi. Quelli sono angoli. E gli angoli si possono esprimere solamente come lunghezza su un cerchio normalmente. Questo è come esprime un angolo, perché quello lì, θ e psi sicuramente stanno espressi in radianti, quindi sono delle lunghezze non più tracciate su delle microlinee, ma sono delle lunghezze tracciate sulle microcurve, su delle curve di raggio Ah, unitario. certo, infatti la struttura è Va curva bene perché è così? una sfera, cioè, Ok. però In ogni caso, comunque, andiamo a applicare un sistema R2 in R2. allora, non sfondare porte aperte, siamo nello spazio, stiamo facendo geometria differenziale, non stiamo facendo relatività, non c'è il tempo, non abbiamo creato il cronotopo, quindi Sì, ma è manteniamo R2 in R2, sì. ma sì, Non è, sì, che ma però noi però nota bene, lo vediamo in R3. no, scusa, mentre, aspetta, adesso non ci giocare No, sopra infatti, troppo, sai perché che stai secondo tirando me c'ha troppo. ragione lui. Guarda un Vuoi po', solo capire cosa qui c'è? è corretto dire R2 in R2. Lì. Va bene R2 in Qui R2. la cosa è formalmente anche lui R2 in R2. R2, ma l'R2 del codominio ha una struttura curva che questo R2 non ha. Quindi ti perdi quell'aspetto che noi vogliamo No, 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 no. Perché hai detto l'ultima frase? Adesso te lo dico così. In questo sistema, se io volessi gli angoli, cosa devo fare? Rapporto tra lunghezze. Quindi devo costruire una cosa più barocca che è il rapporto tra le lunghezze. Con questo avrei le funzioni circolari e quindi avrei gli angoli invertendo le funzioni circolari, capito? Quindi facendo il rapporto di lunghezza e invertendo la funzione circolare ho gli angoli. Qui invece gli angoli sono puri e crudi davanti a noi. Quindi vuol dire che loro quando fluttuano hanno la struttura curva della loro fluttuazione. Invece qui, Certo. quando loro fluttuano,
una struttura lineare. Prima sì, hanno una struttura lineare, ma poi Siamo vengono d'accordo. forzati, certo, è euclideo, vengono forzati, non lo vedo più, Perché c'è sotto la radice di quel coso là, eccetera. vengono forzati dalla modulazione di Di questi questo lo a seguire la curvatura della tangente. sfera, Sì. capito? Quindi sono due modi di come dire, analizzare lo stesso oggetto strutturale che è uno spazio curvo, che è la superficie di una sfera, però mettendo in evidenza certe simmetrie, oppure non mettendo in evidenza alcuna simmetria. Caso cartesiano, Kamma fa la simmetria, non so manco cosa sia, sono proprio grossolano e faccio il lavoro. Lì invece dico, qui c'è la simmetria, la metto in evidenza. Adesso vi faccio vedere un altro modo di accettare la simmetria sferica, ma non quella sferica delle coordinate sferiche, e vediamo una cosa strana, particolare. Lo vogliamo fare? Assolutamente Ecco, sì, e però dopo, dimmi se ho capito bene. No, vai, dico il vai. programma, e dopo, quando avremo le due metriche, torneremo su questa e sviluppiamo le gamma. Poi riprendiamo l'altra e sviluppiamo le gamma, per farvi vedere cosa implica. Possiamo farlo, quindi. Prego. L'obiezione che facevi a lui era di semantica, Certo, di stare attenti alla perla che non c'è. Lui invece guarda sempre, come dire, il modo, il metodo, come metto i numeri, no? Che va bene, no? vabbè, certo, Ma mica deve anche Ovetkin. vedere la perla, no? In questa roba qui. Sì, no, più che E altro notare che la perla non la coglieremo mai. non è vero, è proprio di quello che sto parlando, che siamo su una superficie piana, siamo su, Come scusa, piano? siamo su una superficie bidimensionale. Bidimensionale E siamo curva. entrambi su una superficie Cioè, ma infatti è bidimensionale. Quindi sempre. siamo Sì, entrambi ma non è cosa? in Aplico discussione due dimensioni in quello. due dimensioni. Quello sì, però. No, questo va ricordato, tu lo puoi solo Allora, chiarire io adesso. vorrei, se voi me lo faceste fare, calcolare dopo, no? Quando abbiamo visto le tre metriche, calcolare con questa metrica le connessioni. Poi eventualmente cominciare a fare il trasporto parallelo lungo, Va no? bene, dai, vediamo la terza metrica. Ah, volete vedere la Eh terza sì, metrica? perché l'hai detto Demono, adesso, è tocca a me, facciamo essenziale. Io non ho vedere. detto no. Volete vedere la terza metrica? Era Answer retorica la in domanda. answer Me is l'aspetto yes, sì. devi dire se la Cioè, mano voglio dire, ho di risponde, fronte il bivio, perché cosa io non faccio? sono all'altezza di capire se le tue domande sono Allora, vado avanti a cercare le connessioni o vado avanti a farvi vedere com'è la terza rituali. metrica? Vediamo la terza metrica, sono La molto terza curioso. metrica è interessante perché contiene dentro già espressa la curvatura, capite? Adesso la vediamo. Come facciamo a costruire la terza metrica? Partiamo dalla metrica espressa in forma cartesiana. E poi, come siamo arrivati a quella della simmetria sferica? Sostituendo queste equazioni che sono, ve le sto cercando, ecco, queste qui, che sono le equazioni della simmetria sferica, no? L'abbiamo vista prima, queste qua, vedete? Le avete viste? Ecco. Adesso, attenzione, pur mantenendo il raggio della sfera sempre A, ovvero 1, perché ricordate che alla fine qui dobbiamo sempre mettere al posto di A1. Allora, aspetta che lo facciamo così non ci perdiamo questo passo. Prendo la stessa, questa la lasciamo lì per riferimento. E ci metto al posto di A1 facilmente, no? Uno qua, uno qua, uno qua. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo espresso quant'è il raggio della sfera. Notare che avendo messo lì l'informazione di quanto è il raggio, questa informazione sta dentro la struttura, ma non appartiene allo spazio di nostro interesse. Non ho capito cosa Lo intendi. sapevo. Ripeto, così vi abituate a quello che vi sto dicendo, perché parlo bene. Notare che avendo messo l'informazione del raggio della sfera dentro la struttura della metrica, tuttavia lo spazio, che è la superficie curva, che viene esplorata da queste fluttuazioni, espresse qui in forma cartesiana ancora, Sì. Sì. tuttavia questo spazio non possiede il raggio della sfera.
Il raggio della sfera è meta, è fuori da questo spazio. Ah, vabbè, ma per definire... No, non ti incazzare su... Nel senso, siccome stiamo esplorando, vogliamo esplorare la superficie, il raggio fermo, non... Fermo, fermo. Perché hai detto questa cosa che sembra una cavolata oppure una no, banalità? No, non una cavolata. Aspetta, sembra una banalità. Perché adesso che siamo nel giocattolo, è facile come ha fatto lui, ma c'è lo spazio euclideo fuori, no, la sfera è immersa. Invece quando saremo nello spazio-tempo, noi quello spazio fuori, che potrebbe o non potrebbe essere di per sé euclideo, non ce l'abbiamo fisicamente, non riusciamo ad andare, e non solo, la relatività generale ha anche dimostrato che non ne ha bisogno, e la fisica adesso sta riconoscendo che non ha bisogno, perché sono riusciti a fare delle misure a oltre 4 o 5 miliardi di anni luce e hanno visto che la struttura della metrica non ha bisogno di appoggiarsi a uno spazio esterno in cui lei è immersa. Capito? Quindi adesso anche ce l'hanno come evidenza osservativa sperimentale, mentre invece prima ce l'avevamo come fatto teorico einsteiniano. Capito? Quindi la cosa è grossa. E allora, se nel giocattolo non avete la furbizia e la capacità di pensare che la cosa di interesse reale è solo la superficie bidimensionale, non riuscire a capire cosa voglio dire. Il raggio di curvatura di questa superficie non appartiene alla superficie. Invece l'eventuale raggio di superficie dello spazio-tempo appartiene allo spazio-tempo, capito? Non è fuori. Ecco perché non mi capite, perché non avete l'altro aspetto. No, ma calma, cambia tutto quando ci sarà come altro elemento, no, cambia tutto il modo di, cioè capisco che... Allora, il nostro lavoro è cercare di fare il confronto tra le due cose, adesso però non dirmi cambia tutto o non cambia tutto, non lo sappiamo, perché noi abbiamo visto esplicitamente, lo sta intuendo. Vabbè, io vado avanti per queste... Però ancora non ce l'abbiamo esplicito, no? Sì. Quindi, ok, va bene, la tua intuizione salvatela. Ma non è il momento adesso di esplicitare, perché stiamo vedendo microscopicamente questo fatto. Però, ok. Allora, cosa devo introdurre qua? Ecco, è questo che secondo me è difficile da comprendere. Allora, intanto il phi lo chiamerò sempre phi. La lettera phi che useremo per distinguerla da prima, che è la simmetria sferica, vedete qui questa phi la chiamiamo corsiva, no? Invece questa qui stampatello. E uno dice, che vuol dire? Adesso ve lo faccio notare. Perché questa phi adesso, in questo spazio, con queste trasformazioni di coordinate che stiamo facendo, rappresenterà non l'azimuth, rappresenterà di nuovo la collatitudine. Quella che era la teta che la sfruttava. E qui cosa ci metto? Se lasciassi così la situazione, avremmo un solo grado di libertà, vedete, φ. Ci vuole il cioè φ deve essere il secondo, ci vuole il primo grado di libertà. Adesso mi spiego meglio. Un attimo, mi spiego meglio. Visto che posso farlo, perché non devo farlo? Allora, qui vi scrivo il vettore delle coordinate. Il vettore delle coordinate è questo, che ovviamente deve essere un vettore bidimensionale per questa metrica. Siete d'accordo? Sì. Quindi dal punto di vista strutturale abbiamo sempre la variabilità tramite due gradi di libertà, quindi abbiamo la bidimensionalità. Adesso andiamo sulla metrica che abbiamo trovato, quella asimmetria sferica, questa. Qui il vettore delle coordinate è questo. Vedete? È ancora un vettore bidimensionale, la prima coordinata è teta, la seconda è φ. Per cui chi mi ha detto che questo teta e φ sono angoli, che sono cose diverse da x e y, non me l'ha contata giusta, perché non ha tenuto conto di un fatto. Per rappresentarci il nostro spazio, noi faremo semplicemente un asse t
θ è un asse φ. È questo che volevo dire, che è sempre un R quadro, solamente che i numeri rappresentano cose diverse. Volevo solo dire questo. È sempre una R quadra, R quadro. Solamente che qui, là, qui... Sì, ma io ti ho aggiunto una piccola accortezza. Che mentre l'R quadro in cui avremo x e y è davvero un R quadro euclideo, questo con θ φ, non ti dico che non è euclideo, però potrebbe non esserlo. No. Mentre invece quello che stiamo per scrivere adesso... È proprio non euclideo. Ancora dobbiamo vederlo, però è più probabile che non sia euclideo. Dai, tiriamo fuori questo. Ecco. Allora qui ci devo mettere ρ, e qui ρ. Che adesso questo ρ non è più il ρ che abbiamo usato prima come raggio della sfera, che era uguale, certo, a 1. Deve... Adesso il vettore di questa metrica è il vettore ρ, delle coordinate ρ φ. Scusa, per far 31 non c'è un ρ maiuscolo? no, nel senso che già io zoppico, poi se... Vabbè. Va bene, niente, cazzo miei, va bene. Se ti confondi, bussate e vi sarà aperto. Allora, adesso andiamo a fare due cose. Primo, in questa ci dobbiamo costruire come va vista la fluttuazione x rispetto a ρ e θ, no? Eccola qua, vedete? Questa è la fluttuazione della x. Per cui adesso succede una cosa particolare. Quando fluttua ρ, qui non c'è nessun elemento, come dire, che si mantiene puro euclideo, perché il coefficiente della fluttuazione della ρ è cos φ, mentre il coefficiente della fluttuazione di dφ è ρ sin θ, col meno, oltretutto. Quindi vedete che qui non abbiamo per niente il coefficiente della metrica 1, non ce n'è nessuno che vale 1, quindi nessuno che è vicino a quello euclideo. Ok? Sì. Potrebbe succedere, nel caso che φ faccia diventare cos φ uguale a 1, che a un certo punto vale 1, no? Quindi si avvicina all'euclideo, ma in un certo valore di φ, non in tutto l'arco di φ. Adesso qui dobbiamo fare la stessa fluttuazione di y. E guardate che ci vuole... Quindi φ è l'azimo, giusto? Non è, è proprio quello che vi dicevo. Adesso la interpreteremo fra poco, un attimo. La vedete? Anche qua, la fluttuazione di y è regolata dalla fluttuazione di ρ per il seno di φ, come prima era per il coseno, e la fluttuazione, e la parte di fluttuazione di φ è per ρ cos φ, ma senza il meno, mentre prima era meno ρ sen φ. Notare che meno ρ sen φ e ρ cos φ hanno un po' quello che deve avere un concetto di rotazione, quando tu mi racconti quella cosa che dice Feynman. Che se voi vedete, no, c'è il vettore così, poi lo mettete così e c'è il vettore che, capito, che uno che diventa meno l'altro, e quindi dentro c'è quel chiasma, no? Vabbè, adesso non... Non poteva mettere ρ grande, perché qui ρ è una variabile, là era il diametro, era il raggio. Non è una costante, questo. Sì, sono questa lo capisci da qua, vedi? Queste sono le due variabili, i due gradi di libertà. Sì. Questa scrittura qui è la forma polare della x e della y sulla superficie sferica. Quindi il concetto è questo: dovete pigliare un punto della sfera come origine, fissiamo il polo nord, poi fissate un meridiano che va verso sud. No? Quindi il meridiano che scende arriva all'equatore. Questa direzione qui, lungo questa direzione, state misurando ρ. No, scusa, ho sbagliato. Lungo questa... cavolo, aspetta, adesso mi sto sbagliando. Aspetta, fammi pensare perché ho sbagliato. E la φ dove la metti? Vabbè. Mi stavo sbagliando, quindi mi ritiro. Allora, prima andiamo a sostituire nei coefficienti. Vi ricordate per quel solito problema? Quindi mi scrivo i coefficienti nella stessa cella ma su tre linee.
qui devo togliere le fluttuazioni perché voglio solo scrivere i coefficienti. Sto riprendendo sempre la metrica euclidea, no, cioè non euclidea, in coordinate cartesiane. Adesso vi dico un'altra cosa importante. Perché vi ho detto che forse euclidea, forse no? Perché l'unica certezza è questa. Quando avete la metrica, costruite la connessione. Poi tramite la connessione andate a fare il trasporto parallelo e guardate se c'è questo benedetto angolo di rotazione del vettore che state trasportando parallelamente. Se c'è questo vettore, cioè questo angolo, rappresenta l'intervento del tensore di curvatura. Allora, se il tensore di curvatura ha tutte le componenti nulle, quello spazio è piatto. Se invece il tensore di curvatura ha componenti non nulle, lo spazio è curvo. E quindi la geometria, se è piatta, è euclidea. Quindi se il tensore di Riemann è nullo, no? E la geometria, se il tensore di Riemann non è nullo, quindi c'è la curvatura da tenere conto, è uno spazio non euclideo. Ecco perché vi stavo dicendo, non lo so ancora dirvi questa metrica se è euclidea oppure no, perché non abbiamo calcolato il coso. Ok, Quando però. l'avremo calcolato e abbiamo visto che è nullo, allora diciamo è euclideo. Vediamo che non è nullo, allora diciamo che non è Ma euclideo. si può arrivare a dire che c'è una metrica curva, cioè non euclidea, che in un caso, oppure può anche dentro di sé esprimere quella sferica, che è una curvatura troppo simmetrica. Allora ti dico. Sbaglio a confondo. Sì, non lo so, non sono neppure stato, non ce la faccio a venire dietro con questi ragionamenti. Il No, mi concetto da sembra che dire era. No, vabbè. è questo: tenete presente che se avete un sistema di coordinate che volete dire che è curvo perché è curvilineo, non è detto che lo spazio che rappresenta quel sistema sia piatto, o cioè sia No, sia curvo, pure. potrebbe Sì. essere anche piatto. Ok. Ok, allora adesso andiamo a mettere prima questo. Poi andiamo a mettere lui fa dei gesti che mi spaventano, cosa sta facendo? Cercavo di capire. Ah, non devo fare tutti questi calcoli? Per Dio. Di più però. Ecco, adesso do da eseguire, quindi d'un colpo avremo i coefficienti. Poi vabbè, la semplificazione la facciamo alla fine. Quindi questo è il primo, questo è il secondo. E adesso dobbiamo metterlo dentro la metrica, quindi prendiamo la metrica nella sua forma di coordinate cartesiane. Cambiamo i coefficienti della metrica in ordine giusto. Questo è quello della dy quadro. Questo è quello della parte rettangolare che lo metto nel solito modo. Qui lo scrivo e poi tolgo la parte questa e questa. E poi quest'ultimo, qua, metto al posto di questo. Poi abbiamo i differenziali, sono qua, quindi prima questo. State cercando di immaginare cosa potrebbe venire? Resterete esterrefatti. Però Capito? sono molto felice che tu dritti così e svanghi la macchina. Finalmente sono d'accordo con te. Cosa? Che è una Sì, bella cosa che carico. questi casini se li sfanghi la macchina, perché mentre Beh. sei lì a fare con la matitina ci vuole anche una gomma più grossa della matita di solito. Sì. Ok, siamo pronti. Vogliamo procedere? L'accendiamo? Non dire seconda, E sempre fare abbiamo sempre tutta questa fan. benedetta struttura. Ci sono tanti zeri che vengono No, visti, adesso non andiamo a fare farli il quadro. Simplify. Guardate cosa succede nel Simplify. Simplify Un è un algoritmo potentissimo.
che sa tanta matematica. Vabbè, me l'ha scritto così, ma io adesso gli faccio fare il passaggio di là, perché dobbiamo avere il DS quadro da solo. E gli dico meno, applichiamo il primo principio delle equazioni. Questo si chiama algebra 1, è un altro tool che mi sono scritto io. Questa è la metrica, dove per prima dobbiamo vedere la fluttuazione della rho, eccola qua, di rho quadro, diviso con un meno, no, questo meno fa sì che sotto diventa rho quadro meno 1, no? Quindi non è veramente un meno, è lui che me lo scrive così, ma lasciamo fuori. E qua invece la fluttuazione della phi è rho quadro. Interessante questo aspetto. Questa è l'altra metrica. Questa metrica, avendo questa divisione, intanto ha una singolarità. Perché quando E vado rho è uno uguale a alla volta 1, c'è la quadrato. singolarità. Giusto? Primo fatto. Cioè, quando rho è uguale al raggio della sfera, capito? Quell'1 è il raggio della Allora sfera. arrivi a dire, dai, vai avanti, vai avanti. Vai avanti. Quando il rho è 1 e quindi diventa il raggio della sfera. No, non è che diventa il raggio della sfera, diventa uguale al raggio della sfera. Uguale, sì, va bene, Allora, tu ok. hai la sfera. Allora, guarda in sezione, la sfera ha raggio 1, poi qui c'è il polo nord. Adesso tu ti muovi in qua e stai percorrendo rho. Quando questo percorso curvo è lungo 1, c'è la singolarità. Quindi non è ancora. Adesso esprimiamolo in forma tradizionale. Me l'ha scritto più o meno tutto. Ci siete? Sì, sto cercando di capire fisicamente dove ero e dove fi. Mi auguro prima o poi te lo dica. L'unico modo per riuscire a comprendere dove rho e dove phi sulla sfera, dobbiamo fare questa operazione stranissima. Prendiamo un piano piatto, quindi un piano cartesiano, e mettiamoci gli assi XY. E poi mettiamoci la situazione polare. Quindi qui è rho e questo è il phi. Adesso, per questo ho detto no, phi non è, mi stavo sbagliando, non è la latitudine. Mettetevi sulla superficie curva, cioè questo piano, guardatelo curvo, il polo del sistema polare è un punto, qualunque punto vogliate prendere, io ho detto il polo nord, ma potete prendere qualunque punto. E poi metteteci sopra queste due cose, una ortogonale all'altra, quest'asse che segue il rho, però segue la curva della. E quest'asse che segue la phi. È come se No, no, facessi. no, ho sbagliato di nuovo, accidenti. Rifacciamo. Sfera. Ok. Non c'abbiamo una sfera. No, no, vabbè, ma fa Allora, vabbè, le niente. mani come una sfera. Poi, punto il polo, l'origine. Mettiamo gli assi cartesiani, però adesso la x deve essere una cosa che è un meridiano. Poi, rispetto a questo polo, la y è un altro meridiano. Soltanto per avere un riferimento. Poi, da questo punto ci spostiamo, dal polo ci spostiamo sempre sulla superficie fino a, che non è un punto dei due assi, no? Che non è un punto di Ecco, due. la distanza che c'è arcuata è la rho. L'angolo che forma la direzione dove va a finire la rho con l'asse y che abbiamo messo è il nostro phi. Quindi è un Quindi, angolo azimutale. no, non è neppure né latitudine né azimuto. Tu scendi da questa parte qua, devi avere una direzione rispetto all'altra. Allora, avrei bisogno di Tu vuoi fare? Posso provare? datemi la lavagna, non so. Ah, beh. Ma ci avete i Sì, fogli? Pigliate dei ce fogli. l'hai. Ah, ragazzi, ma un po' di Ah, ecco sì. Allora, abbiamo messo la lavagna. Su, riprendi. Allora, guarda Guarda che cosa. ha più colori, puoi anche ci metti in verde, Sì. poi in Allora, rosso, guarda, così almeno guardate un po'. E tu l'hai io presa. no, Guardate un po'. Così perché? x e y
Questo è ρ o r e questo viene chiamato teta, ma chiamiamolo φ, e questo ρ. Questo è il punto. Adesso l'abile Giotto fa una specie di situazione curva, no? La sfera. Questo è l'origine. Questo è l'asse x, che adesso però è il meridiano. E questo è l'asse y, quindi mettiamo la freccia qua, la freccia qua. Questo è il, capito? Questo è questo, li ho messi così. Quest'angolo qui, in partenza qua, è perpendicolare, come qua. Adesso, mettiamo questo punto qui, che è il punto P, sulla superficie della sfera. Ci sarà un arco che non sappiamo ancora se di massimo o no. Vabbè, Potrebbe non sì. No, no, in esserlo. realtà sì, è un meridiano, perché da qui puoi farlo passare sempre un meridiano, perché dal polo ci passa sempre un meridiano. Tutti i meridiani passano dal polo. Quindi fai quest'arco e questo è il nostro La lunghezza di ρ. quell'arco lì Sì, era? però la lunghezza d'arco. E Sì. questa è la φ. Quindi questa φ non la puoi chiamare latitudine, perché la latitudine la misuri rispetto a fuori, cioè dentro lo spazio della sfera, il teta, no? Sì, ma E la φ. questo è un angolo azimutale che se tu proietti questo qua fino all'equatore, questo è l'angolo che tu fai, no? È l'angolo che va tra questa riga qui, tra questo meridiano qui e questo meridiano qua. Quindi è l'angolo azimutale. Non, Perché ti dispiace perché, adesso? perché non lo Perché? vedo e quindi non vedendo che quello è azimutale ti dico no, capisci? È solo per quello. Se... Io mi vedo dall'alto, mi vedo. Allora, di qua c'ho Rho che va giù e quindi questa è la lunghezza dell'arco. Devo aver fissato una direzione, quest'angolo qua, lo chiamo azimutale. Cioè, secondo te ci si crea l'equivoco che quell'angolo lì non è svincolato dall'azimuth? Sì. Sì, È quello che ti no, non vorrei limita. fare questa identificazione. Se però voi ne avete bisogno, fatela, io non No, so. non ne ho Non mi... bisogno, no, Dovremmo verificarlo questo aspetto che hai detto tu, capisci? Sì, Non possiamo certo. prenderlo per è intuittivo ed è così. E quindi, In un siccome io certo non lo senso vedo in modo effettivamente è intuittivo, non vero, è posso come se prenderlo. fosse Se tu, se tu... apodittico, detta No, ho così. capito, ma se tu ti metti a Polo Nord e tracci tutti quanti i meridiani. Quest'angolo che hanno qua è uguale a quell'angolo che è l'angolo tra questo meridiano e questo meridiano. In realtà questo è un meridiano e questo è un altro meridiano, quindi l'angolo tra due meridiani si chiama azimuth, tutto lì, non sto dicendo niente di complesso. Però, Ok. sai dov'è il mio dubbio? Perché ho messo il polo sul polo nord, il polo delle coordinate polari, cioè di ρ e di φ. Se mi sposto, succede che non sono sicuro che l'arco che mi misura ρ sia un meridiano, cioè una geodetica. E allora quell'angolo φ, localmente lo vedo perché è quanto è distante. Ho capito. E quindi non No, lo è capisci? chiaro, E adesso è siccome chiaro. non so se mi devo fissare a stare sul polo nord oppure Oppure di polo qualunque nord, polo, eh. Quindi, sono perché però incerto. in ogni punto devi fissare una direzione che è quella di Rho e l'altra è una predeterminata da cui calcolare Infatti, in l'angolo. ogni punto, in modo incoativo, fai il sistema di Il coordinate rapporto polari con che il hai a resto. livello piano, però Sì. poi dentro la struttura finita non ce l'hai più. Ecco, quello che è il concetto. Ti serve solo per creare la connessione tra i due. E poi, sì. Per cui questo, secondo me, è propriamente curvo. Uno spazio bidimensionale curvo, che non potete mai schiacciare e rendere piatto. Però, per vederlo, dovremmo vedere queste benedette, Connessioni. non solo le connessioni, ma proprio anche il tensore di rigore. È anche, scusa, è anche funzionale al fatto di non identificare il tuo non voler identificare questi assi cartesiani funzionali a creare con il polo nord, è anche per non identificare la curvatura tout court con la curvatura sferica. Sì. È
Vabbè, non lo so, ci sono tante implicazioni. Siccome ci sono tutte da analizzare, non voglio perderci il Sì, tempo dietro no, perché no, va sennò non ce la bene, facciamo più va bene. Sì, uscirne. sì, sì. Tutto lì. Poi può darsi che invece è così, ma quando lo vediamo concreto, sì, è così. Quindi tenete sospesa la cosa. No, questo ruolo lì non può essere appunto un po' che c'è che fare, perché se uccide la distanza sulla superficie da un punto all'altro. Allora, se adesso ve la sentite, Sì, dai, sì, prima adesso. affrontiamo il calcolo. Posso In dare il realtà, punto? Ce guardate, l'ho già affrontato qua, l'abbiamo già fatto. Ce l'abbiamo già fatto. a mano, se volete. Allora, affrontato a mano. Questa qui è la scrittura della gamma, no? Sì, Gamma in questo è quello lì KL, dell'altra sì, è la volta. formula che c'è. Un mezzo M, GIM. Questa M è perché c'è la sommatoria. Poi derivata Y, qui vorrebbe la KL, no? Però la K viene sostituita con la M e la K sta sotto nella coordinata di derivazione. Sì, KL, KL, In modo che abbiamo sempre la struttura I, la I la regola questa e poi KL, KL però come sotto, no? Poi DG, KL, ci mettiamo la M perché si colleghi qua e la L sta sotto, meno DG. Cosa c'è scritto? KL KL esplicito, sopra e però sotto su diretto. DXM. Per cui quando dovete costruire secondo gli indici la gamma in KL, fissate gli indici qua. Stavolta datemi la penna. Allora, stavolta datemi degli altri nomi degli indici, invece che IKL. La lettera dell'alfabeto. MNO, non Va so. bene, M, N, O si confonde con Sì, la sa, dimmi vabbè. P. Uguale. Un mezzo. Allora, prima di scrivere questo è il più certo da scrivere perché ha un meno. Poi Io questa cosa non la... Sì, ma qua è sufficiente da ricordare, ve vedi, la qua sto c'è dicendo, KL, qua c'è ah, KL. NP e qui DX e ci M. vuole no, allora M l'abbiamo già. NP dobbiamo dare il nome alla variabile, quella della sommatoria, quella della convenzione. Possiamo chiamarla Q. Bene, Allora qui Q. ci metto Q. Allora so già che G È a ha Q come sopra. seconda Q e come prima questa, la M. Poi qui derivata G e qui DX. L'indice che c'è qua deve avere NP, però il primo viene subito sostituito dalla, cos'è, una Q, no? Da questa qui che è la variabile, quindi QP. No, ho sbagliato. Sì, è qui l'altra che rimane, DXN, per cui abbiamo NP sempre, lo vedete? Più GDX. Adesso qui è ancora la struttura NP, quindi mentalmente penso, devo scrivere NP, però una dei due indici mi diventa quello corrente e stavolta diventa la Pensi NQ. Q corrente, sì. Su di XP e l'ho scritto tutto giusto. Capite? Sì, questo è vero, è semplicemente scritto con altri indici. No, Cioè. io vi sto dicendo un modo mnemonico di ricordarvi come mettere questi benedetti indici su sto gamma, no? Va bene? Ci siete Sì, io sì, penso di o no? E ricordarlo. adesso dobbiamo riportare qua quella roba lì. Come si chiama quella canzone Questa è l'espressione lì? della Vess connessione. Veil, il Voss Veil, quella lì. Vos Veil? Voss, uno si chiama VOS, altro si chiama Veil, No, Veil. questa qua, no, questa qui l'aveva già definita Riemann e Christoffel, che sono molto prima di questi qua. Vai, poi quello lì. È del metà del Novecento. Vai? Sì, muore nel 55, quando muore Einstein. Questa qua la mangiate perché questa qua ti permette di definire la connessione in maniera intrinseca, giusto? E questa è la sua gioia. Da un sì, ma dall'altro lato è di esprimere la connessione tramite la metrica, perché ci Sì, sono anche le tramite la condizioni in metrica. cui la connessione non la puoi esprimere tramite la metrica. Allora quelle vengono chiamate connessioni affini. Invece queste si chiamano connessioni metriche.
o di levicidità. questo No, c'è il gergo che non sta attento e dice connessione affine. Perché è chiaro, la connessione metrica fa parte delle connessioni affine, come i quadrati sono dei rettangoli, in quel senso lì. Quindi questa qua si chiama connessione metrica. Metrica, connessione metrica che dipende dalla metrica. Allora, dobbiamo procedere proprio a scrivere questa cosa qua. Se volete me la vado a copiare, ce l'abbiamo qua, no? Eccola, no. Scusa, abbiamo le metriche noi? Le avevamo già calcolate, Non le scusate. abbiamo ancora scritte. No. Allora, prima mi scrivo questa per Che è questa averla come qua? riferimento, Questa che qua ce la ricordiamo com'è. è. Poi adesso cominciamo a scrivere che cosa? È la metrica. No, che cosa? Una struttura informatica che metta in memoria nel computer Ah! la metrica. Capito? Grande, così mi piace. Faccio però, se Cioè, devi che faccio arrivare. io, cioè Che faccio io. non faccio domande. Però Questo ci. passa Sì, avanti. allora, ve la ricordate com'è la metrica, quella sferica, diciamo? È una domanda vera o una domanda? Io Sì, no, me la ricordo. certo, ma dov'è? Sono Non la trovo 0, più. Ecco, 0 sin qua. 0 eccola qua, è questa. Questa qui. Quindi stiamo lavorando su questa. Questa metrica la chiameremo G per dire metrica, poi è sferica, no? Giusto? Quindi metto una S grande. Poi lei la scriviamo in forma covariante e in forma controvariante, no? Quindi prima scriviamo la forma controvariante e la scrivo così. Oh, scusa, no? Con S sopra hai messo. No, la S è attaccata alla G. Per dire Sì, che metrica S è, sferica, sì. è soltanto il nome. Poi gli metto sotto, un attimo che vado a prendere l'oggetto, Ma no. lui riesce. No, allora c'è questo fatto. La scrittura che, vedete come le scriviamo? Scriviamo il simbolo, poi un indice in alto lo scriviamo come si scrivono gli esponenti, gli indici in basso come si scrivono i pedici. Ora qui, gli indici in basso non sono, diciamo, attivi, quindi li potremmo scrivere per il coso. Ma gli indici in alto, per lui, li interpreta come potenze. Ah, Allora c'è una collisione. No, allora devi dirgli. facciamo così, siccome c'è la possibilità di scrivere sopra e sotto il simbolo, non a fianco. Cioè noi chiamiamo Ah, no, questo sopra, ho ma capito proprio. per non Allora, farlo adesso metto sparire. proprio tutto sopra, tutto sotto. Allora qui ci metto i due indici. Così non si confonde, insomma, con le No, potenze. così il sistema. Sì, esatto, non si confonde. Però prima devo scrivere una cosa importante che me la dite anche voi. La chiamiamo, vedete che qui c'è sempre XK, cioè derivata rispetto a XK, cioè il nostro, come si chiama, evento o punto, lo chiamiamo X var, va bene? Però questo è l'X var delle sfere, quindi XS, va bene, questo è un nome? È un nome che ci dobbiamo inventare noi, che ci ricordi qualcosa. Ecco, Varietà sferica. è uguale a che cosa? A teta e a Sì. phi, che è scritto in forma corsiva. Ecco. Quindi l'ho caricato. Adesso, quando io voglio derivare rispetto a una variabile o l'altra, ho la possibilità di usare un indice. Vedete qui, quando scriviamo xk, cioè xn, xk, xn. È come scrivere x, s, v e poi con questa, mettendo dentro le doppie parentesi quadre, ci metto per esempio o un 1 o un 2. Se metto 1, cosa pensate che mi risponda? Non so, la prima Mi risponde variabile. teta. Se metto 2, mi risponde phi. Per cui lì, quel posto lì è il posto dell'indice che devo mettere qua quando faccio la derivata. Avete capito la furbizia? Sì, ho avuto un mancamento quando hai detto. Non mi ricordo più perché c'era stato bisogno di usare phi maiuscolo o
piccolo. No. Allora, lo so, sono mi fai parlare? annegato. Ho capito, Ah, mi fai parlare? ok. No, no, ho già Ti fatto. rispondo? Ah, beh, ti No, rispondo. no, fa niente, era Allora, solo che. qui io ci scrivo per ricordare cos'è. Teta e fi. Oppure ci potrei scrivere in forma astratta A e B. Cosa preferite? Va bene, No, va forse bene, teta e fi, no, no, teta. è preferibile A e B. Ecco. Ah sì, perché lui poi deve cambiare, deve associare a fi piuttosto che a is. Deve essere variabile. Però in realtà quello è soltanto la posizione perché quando guardiamo l'oggetto diciamo A, voglio la metrica secondo due indici che dovrò specificare in forma covariante perché stanno sotto, capito? Così a colpo d'occhio lo vedo. Sì, in covariante, Sì. cominciamo da qui. Uguale. E adesso qui ci mettiamo la nostra matriciotta della metrica. Inseriamo una matrice 2x2 e mettiamo la metrica. Quindi questa metrica è formata qui 1 e qui metto 1. È una metrica diagonale perché non ci sono i termini rettangolari, quindi questi due devono essere uguali 0, 0 e qui ci metto 6, questo qua, 6 quadro teta. Questa è la nostra metrica. È chiaro? E la mando dentro. Adesso l'ho caricata. Infatti, se io scrivo questo oggetto e gli dico, si chiama handle in questa metrica, cos'è questa roba? Lui mi risponde, vedete? Però così non la capisco, allora gli dico, dammela in forma matriciale, beh, vedete che mi risponde con la matrice, nella forma giusta, no? Adesso invece dobbiamo scrivere quello in forma controvariante. Allora, prima di tutto questo lo tolgo e poi devo mettere la posizione sopra. Quindi qua, tac, e ci metto qua. Uguale, e adesso per non fare, non saper né leggere né scrivere, faccio L'inverso di questa inversa di era lei già. chi? Di questo oggetto qua. E poi non mi faccio vedere l'output, ma gli dico manda in forma matriciale che cosa? L'oggetto che abbiamo appena riempito, questo. Mi deve rispondere con la metrica in forma controvariante, però con i contenuti, no? Sì. Ecco. Quando scrive CSC vuol dire la cosecante al quadrato, che è 1 fratto seno al quadrato. La prova definitiva che ho scritto le cose giuste è fare questo. La metrica in forma covariante, moltiplicata in modo matriciale o tensoriale, per la metrica. Non saresti tu che hai fatto le cose giuste. Eh? Non saresti tu che hai fatto le cose Non sarei io? giuste. Questa è una Non ho capito, vigliaccata. ho sbagliato. Niente, 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 niente. È una vigliaccata, è una vigliaccata. Cos'è che ha detto? Non ho Niente, niente. Mi risponde però con una matrice identica che è delta di Kronecker, capito? Quando scriviamo G, G, IK giù per G. MK su viene delta MK. E E qua ti serve quella controvariante, sì. sì, ci sono tutte e due le formule. Bene, adesso che abbiamo questo, dobbiamo scrivere la gamma e dire guarda che è la gamma, e allora scriviamo la gamma così. Gamma davvero come gamma? Un po' più in grandetta perché così. E poi sopra e sotto ci metto gli oggetti che ci servono. E chiamo C. No, sopra. Ah, beh, sì. No, facciamo proprio la I. Come, stavolta seguiamo proprio il testo teorico. Qui ci vuole un indice I e sotto ci vuole un indice. Perché stavolta non dobbiamo incasinarci con delle altre lettere? Così è una domandina. No, lo so che faccio ridere, Posso però rispondere o no? vai, vai.
Perché così abbiamo ogni oggetto della gamma indiciato dai tre indici che sono veramente quelli che ci servono. Uguale. Allora, la formula ce l'avete scritta lì e dico un mezzo. Poi devo scrivere GS. GIM. Siamo nella sferica, quindi devo prendere la G controvariante, che è questa. Quindi GS. E i due indici sopra stanno per indicare che è controvariante. Poi però questo oggetto è formato da questa roba. E io tramite... Vabbè, questo non doveva... Non devo calcolare. Aspetta, IM. Sì, però glielo metto in questo modo qui. I, virgola, M. Perché quelle doppie quadrate vanno a prendere l'oggetto e con quei due indici, se lui è strutturato ad essere a due indici, gli piglia gli elementi corrispondenti, no? Quindi ho già Ah, tutto. della Sì, ho già tutto matrice. quanto. Qui il problema è un pochino più tenebroso, nel senso che devo prendere la forma covariante. Eccola qua. Poi gli devo mettere i due indici, no? Che adesso sono, guardate, la 21 MK, quindi M, virgola, K, e poi devo dirgli che va derivato rispetto, no? Infatti, vedi Ecco, e quando allora la derivazione gliela dico qua. la metti da parte. Però se metto i simboli, gli operatori che lui già usa, poi a un certo livello intermedio, quando mi fa subito la derivata, non trova gli elementi, mi darebbe errore. Allora, gli metto un simbolo che poi lo sostituirò con quello di derivazione. Va bene? E lo chiamiamo Sì. delta. No, Lui non lo capisce per adesso. per lui adesso delta è un simbolo qualsiasi, quindi non è già specializzato a fare qualcosa. Ah, Ecco, e qui virgola. Ci metto il nome dell'indice, vedete che sotto c'è DXL. Allora, ok. È il primo membro della rotonda sì, sotto, siccome qui siamo, vedete abbiamo ok. scritto IKL, questa L alla fine viene subito qua. Allora qui devo mettere L. Chiaro? Sì, Ecco. Però così abbiamo scritto soltanto la prima derivata, poi devo scrivere la seconda e la terza. In modo che lascio sospesa la derivata, no? Più. Allora, ho copiato identico e quindi è sempre sotto covariante. Poi deve essere LM o M ML. sta, K diventa Sì, I. la 21 Sì. è scritta in modo che ha già fatto una sostituzione di simmetria. Dovrebbe essere scritta LM, no? Però tanto LM, ML uguale. Qui la scrivo per come è giusto, normale. LM e devo mettere l'altra che è la K, perché derivo rispetto a K. E poi devo mettere la stessa cosa col meno. È incredibile tutto ciò, no? Allora, qui viene KL. Va bene anche LK. E qui la M. Poi credo di aver fatto tutto. E invece mi manca una cosa essenziale. Il buon Einstein ha fatto una convenzione, che è quella di dire non scrivo simboli sommatoria perché mi ci perdo ogni volta. Invece noi dobbiamo dirglielo alla macchina. E allora la sommatoria è tutta su questo Ma blocco. dov'è che l'ha messo? È su tutto questo blocco. E quindi gliela metto così, gli dico, guarda che qui devi fare una sommatoria, vado a cercare l'operatore di sommatoria qua. Però c'hai dentro i delta ancora E quindi formalmente mi farà la sommatoria e indistinti. mi presenta i delta. Poi gli faccio la sostituzione al delta delle derivate. È una furbizia questa. Sì. Marone, vai avanti, mi sto vedendo la Madonna, Sì, ma vai. il punto essenziale è per questo che a volte ci sono state scintille con lui, perché gli dicevo, guarda che GIK è il contenitore della metrica, non è la metrica. La metrica è quando hai lo spazio e hai risolto qual è la metrica, no? Bene.
Quindi il contenitore della metrica e la metrica non, sono alla fine la stessa cosa, ma non sono immediatamente la stessa cosa. E qui lo vedete proprio, il contenitore della metrica è tutto questo lavoraccio che sto facendo, informatico. Allora, sommatoria ce l'ho messa, e adesso la sommatoria devo farla in questo modo. Qui devo dire qual è l'indice, e l'indice è l'M. Le parentesi sono giuste, non le vediamo noi, ecco, però, ok. E la sommatoria non ha parentesi, non si Ma conosce no, quello. l'operatore sa che deve Vabbè, fare c'è un questo. prodotto, non mi Beh, interessa. allora, M, poi deve partire da, non da 0, da 1 e finire, se qui volessi mettere una cosa parametrica, andrei a cercare come ho scritto il contenitore delle variabili, questo, vedete? Se a questo gli dico, dimmi quant'è la tua lunghezza, dove per lunghezza non è la lunghezza di distanza, vuol dire la tua numerosità, lui mi risponde 2. Quindi se gli mettessi questa funzione là, ce l'ho parametrica, però adesso non è necessario. E quindi alla sommatoria ci metto 2. No, questo non l'ho capito, comunque Cosa non avete capito? e che quel passaggio M va 2, cioè non dici chi. Sì, M. Devo fare una sommatoria in modo tale che l'indice M scorre tra 1 e 2. Se fossimo a livello di tutta la cosa, da 1 a Ma anche 4 oppure da l'indice 0 a sì, 3. ma anche l'indice K. No, K, vedete, sono liberi perché dipendono da gamma. Poi noi andremo a dire, ma se noi diamo un valore a I, K, L, allora, No, ho capito una perché cosa anch'io un po' importante. mi incasino Guardate su la chi fa formula, che la formula cosa. teorica. La vedete Sì, bene o però devo c'è una M ingrandire? sola, scusa, Vedete, qui ecco. c'è M, qui c'è M, qui c'è. Allora, quindi qui c'è la No, è sommatoria. la somma loro, Invece la I, somma K, loro. L devono essere liberi Devo perché fare gamma un dipende da I, indice. K, Il gamma L. ah, Mentre M ok. è un indice muto, gli Ah, altri sono ok, i indici. E KL sono quelli sul gamma. quindi abbiamo tutto. Se adesso gli dico esegui, il track, mi ha. Orca, ha già fatto? Ah sì, perché ho fatto un altro errore, che C'è stupido. Sì, ho il delta. sbagliato. Ho sbagliato. Io non dovevo usare la metrica sferica, devo essere teorico. Cioè. Teorico vuol dire che indice c'è qui? G, A, B, I, M. Quindi che indice c'è? Teorico vuol dire che la G ancora deve essere un contenitore senza essere proprio quello che deve essere. Adesso rifaccio, vedete, e mi viene teorica. Poi adesso qui procederò, perché è 1? Ah sì, giusto. Adesso guardate cosa ho fatto. Gamma IKL liberi. Un mezzo. GAB mi dice soltanto, guarda che qui ci dovrai mettere il contenitore della metrica controvariante. Di indice I libero e di primo e di secondo indice 1, perché hai fatto una sommatoria. E quindi qui questo è lo sviluppo di quando M è uguale a 1. Quindi qui c'è 1. Poi dove c'è la M c'è 1, dove c'è la M c'è 1, capite? Tutti i giochi. E dove c'è la M c'è 1, sono 1, 2 e 3. Poi c'è matematica che mi ha messo in ordine diversi Ho capito rispetto a come è adesso. la formula, però. Però perché sembra uno in realtà vuol dire L, sì, questo è la L. Se volete usiamo un altro L. simbolo. No, per carità. No, no. Ti prego. Accidiamoci a questo. Ecco. Allora, adesso ce l'abbiamo tutto, quindi questi sono i vari cose. Adesso questo oggetto, se gli dico valore di IJK, IKL, ottengo le mie cose. Ma non hai definito adesso ancora. No, fra poco lo definisco. Scusami, questo qui è, meno male che si ferma qua, è il contenitore più generale possibile Per adesso dal punto di sì, vista. di questo ambiente Sì, informatico, sì. ma non solo informatico, perché io se E no no, non ci capisco più una scusa, ho sega. tradotto direttamente quella formula, Sì. siccome quella è la teoria, ho messo la teoria in pratica. Quindi Sì, ma ho al di già là, risposto. Cosa volevi chiedere? perché dici informatico? A livello teorico generale, Sì, cioè ma è anche ma questo è anche indipendentemente. operativo. Ah, va bene, E sì, quindi, ho capito dov'è il capito. vantaggio?
Cioè io non devo più prendere la carta e scrivere e fare i calcoli perché è già lì che me lo fa lui. Ho Sì, va scritto bene, cosa mi dice la teoria e poi lui me lo fa. ok. Infatti guardate questo fatto qua. Supponiamo di voler sapere quant'è la connessione gamma 111. Allora dobbiamo semplicemente fare al posto di i, 1, sostituisci 1, al posto di K sostituisci 1, al posto di L sostituisci 1. Beh, non ho scritto sostituisci 1. Appena gli do l'esecuzione, lui mi dà questa forma e questo qui è il valore. Però perché non mi dà veramente il valore? Perché ancora non gli ho detto come sostituire al simbolo generico della metrica la metrica vera che è la GS. No? Ci siete? Sì. Adesso glielo dico. Posso? Sì. Ota. Allora, questa forma è il modo, è il target che devo sostituire. Però devo renderlo generico. Quindi qui posso dare un nome che voglio io, quindi i miei A. B, e poi gli dico fai una sostituzione condizionale. Vabbè, è una cosa. Fai una sostituzione, questo l'ha capito. Fai una sostituzione condizionale, dice se vale certe cose, se trovi. Quindi, punto e virgola maggiore, questa è la sostituzione condizionale di cosa? Ecco, adesso devo prendere la forma G S qui, no, qui ho fatto un errore. Allora, scusate, devo cambiare i nomi di questi indici dentro le parentesi quadrate. Ah, se no, sì, Allora, questi nomi sono soltanto di tipo funzionale, quindi valgono qui localmente e poi lui, quindi ditemi IJ. Vabbè, vuoi così? A maiuscolo e B maiuscolo. Perfetto. Allora. Ah, ho fatto un altro errore mentale. Prima, scusate, allora, guardate l'errore che ho fatto. Devo dire. Mi sono lasciato trascinare. Questa qui non appartiene alla generalità, appartiene alla struttura informatica. Quindi devo toglierla. Accidente. Alla doppia Sì, e quadra. anche qua questa la devo togliere. Però prima di, un attimo, prima di toglierla però devo vedere cosa c'è. Quindi questo è IM, no? Questo IM non deve stare qui, ma deve stare a livello del posto della A e della B. Questo. Perché devo scrivere la formula esattamente come è scritta, non in altro modo. Questa MK, Allora, che una gamma. no, nella gamma è giusto. Adesso la vedete. Ho confuso due livelli semantici, quello teorico e quello informatico. Adesso mi sto correggendo, dai. E prima, quando mi sono corretto a metà. Poi questo KL. Adesso, eccola qua, gli do, vedete che è un pochino più semplice, ma perché mi dice giustamente GI che è libero, poi M impegnato, quindi 1, e si satura con questo 1 e con questo 1. Poi M vale anche 2, eccolo qui, GI 2, che si satura con questo 2, con questo 2, con questo 2. Quindi questa scrittura teorica è molto più vicina alla formula. Adesso questa scrittura la devo sostituire a questa che contiene i Certo. riferimenti informatici. Gli mando il valore 111, ecco che lui me lo dice. Dice, se vuoi avere la connessione 111, devi fare la metà di che cosa? Della
la metrica controvariante 1,1 per la derivata della metrica covariante 1,1 derivata rispetto alla variabile 1, che sarebbe teta, più la metrica controvariante 1,2 per la somma delle, perché qui ha già fatto la somma e due sono andate a zero, no? Quindi ce n'è una sola. E qui ci sono tutte e tre. Però non preoccupatevi di questo aspetto. Adesso faccio la sostituzione, cioè devo dire, al posto di questo simbolo, quindi il bersaglio è questo. A, B, vai a sostituire. Come l'ho chiamata la metrica? Non me la ricordo più. Gesso, Sì, ma allora non devo usare A e B. Allora facciamo i tuoi A grande e B grande. A grande, B grande. Vedete che mi ha colorato diversamente A piccolo e B piccolo, perché quello è statico, no? E qui ci metto. È qui che devo mettere la forma informatica. A grande e B grande. Vedete che, ecco. Questa cosa è una regola di sostituzione condizionale. sì. Potrei chiamarla regola di condizione, cioè R per dire regola. Sostituzione di che cosa? Della G. E la G qual è? In forma controvariante, capito? E come la volete chiamare la forma controvariante? Quello è RG V controvariante. Uguale. Così abbiamo il nome della regola. Ecco. Adesso quella regola lì è fissata. Adesso invece devo fissare la regola per questo oggetto qua. Prendo il bersaglio no, no, prima devo devo fare la regola anche per quella controvariante. Ho fatto per quella controvariante, devo fare la RGC, cioè covariante, questa, no? Perché se no non sappiamo su cosa operare. Quindi copio direttamente, no, non copio direttamente. Qui ci devo mettere A grande, underscore, B grande. E qui vado a prenderla sopra e questa è sotto, no? GSAB, stiamo facendo la covariante, no? Sì, GSAB con i due indici A grande e B grande. E questa la chiamo regola della metrica covariante. Quindi controvariante metto la V, covariante metto la C, tanto per capirci, va bene? Non è chiaro? Sì, E quindi applicherò prima questa, poi questa, e adesso devo fare questa regola qua, la regola della derivata. Quindi la chiamo già R di grande uguale. La regola della derivata è questa. Qui l'indice sono A grande, B grande e poi anche questo, C grande. Poi gli do la condizionale e poi gli metto la G è sotto, no? Quindi è questa. Vedete, questa G è la covariante di indice AB, quindi è già a posto. Però questa delta deve diventare l'operatore di derivata, che qui si chiama D grande, aperta la parentesi. E quindi devo mettere la variabile di derivazione. E questo è la C Per noi grande. la Io variabile non ho capito quando hai introdotto la C grande. Cos'è che di... Allora, aspetta, è? Scusate. guarda qui. Questa equazione Allora, qua. guarda Ci qui la sono due formula, derivate. vedi? Guarda la formula. La derivata rispetto a questa. Vedi che qui hai lì, allora, ogni derivata di una metrica diventa un tensore di tre indici, perché la metrica ha già due Sì, indici. E poi la quindi derivata di un è terzo indice, che è quello che abbiamo chiamato C, strutture. che Sì. a volte diventa L, a volte K, a volte M, no? Quindi dobbiamo usare lui. Allora, e quindi qui, però se ci metto C, lui non sa prendere Ancora θ, sì. φ. Invece, siccome θ è contenuto dentro un contenitore,
che si chiama XSV, devo prendere questo. XSV è al posto del 2 fisso C, per cui qui l'indice che c'è scritto formalmente qua mi diventa l'indice del contenitore che va a scegliere se prendere la teta o la fi per fare la derivata. È così costruito anche la regola della derivata. Adesso piglio questo oggetto qua e gli dico: applica la regola della le tre regole RGV, poi successivamente applica la regola, che sono regole condizionate, quindi lui va a discriminare e fare le sue cose, RGC e poi RV. No, si chiama, no, non è RV, RD. Ecco. Adesso gli dico di eseguire. Ah, però perché? Quelli sono DLL sarebbe? No, 1-1. 1-1? Però non ho capito perché. Cosa è successo? XVC, CS. Un attimo che cerco di capire cosa ho combinato. Non ha sostituito la delta, perché non ha sostituito la delta? Sì. Ah, perché mi ha sostituito prima la cosa, eccolo qua. Allora, ho fatto un errore, non capisco che errore ho fatto. Facciamo così, applichiamo la derivata solo su un pezzo solo, piglio questo e gli applico questa regola per vedere cosa mi viene fuori. Ecco, mi viene fuori 0 perché lui non ha saputo interpretare cos'è questa G. Quindi applichiamo la regola solo a questo, questa regola qui, è covariante, no? Ah, eccolo il punto. Mi ha dato come valore 1. Allora, se mi dà come valore 1, ecco il problema. Vi racconto cosa è successo. È un problema di interpretazione estrema. Allora, quando lui qui ha G11, lui, se introduce questa regola, sostituisce questo con 1. Dopo, la derivata vuole prendere come bersaglio una G, ma c'è il valore 1. Avete capito? E quindi non riesce più a prenderlo. Non è chiaro? Io non ho capito tanto. Allora. Cioè, non ho capito se... è il meccanismo su. No, è soltanto un errore mio di come ho messo la cosa. E devo trovare. Tu devi strutturare questa cosa in modo che comunque mettendo poi alla fine una qualunque delle tre metriche avevi un risultato. Sì, sì. Sì, perché possiamo farle a mano questa roba. In realtà, io questo me la sono già fatta a casa. Quindi andiamo a vedere cosa non mi sono ricordato di aver messo. Allora, trasporto parallelo 2-2. Qui vi ho fatto anche tutto il grafico perché pensavo che... Eh sì. Lo so, però un attimo, fatemi andare a vedere dove devo fare le sostituzioni. Cosa ho perso? Allora.
devo capire cosa ho combinato. Vedete che me le ha calcolate. Ah, ecco, questa qua. Questa qui. Ah, ecco, una è così e l'altra è così. Quindi, eccole qua. Ah, ecco l'errore che ho fatto. Devo farlo nella stessa cosa, non in due diverse. Quindi, mentre la RGV sta da sola, la RG non deve stare qui, ma deve stare dentro la stessa regola, questa. Ho ripetuto lo stesso errore dell'altra volta, cioè di quando lo stavo calcolando, ecco la virgola. Quindi ci siamo. Per cui qui devo applicare su, questa non c'è più. Vediamo se è vero, che ho capito cosa è successo. Infatti, vedete, mi dà zero. Ok, quindi adesso dobbiamo fare un lavoro particolare. Cioè, particolare per modo di dire. Vedete questa? È il gioco di tutte. E zero era, Sì, è giusto che sia cioè zero. giusto che sia zero. Sì, no, adesso sono sicuro, quindi sono queste due insieme che devo dare. Allora, quindi questa la posso chiudere, che non mi serve più. Voglio dire, adesso devo fare una tabella. Non devo praticamente fare le sostituzioni, vedete, i che, perché la tabella mi calcola direttamente questo, i che va fino a 2, quindi da 1 a 2, 1,2, vabbè, quindi basta soltanto che gli dico 2, k,2. E devo chiudere la graffa e poi aperta L,2. Ok, adesso guardate questa tabella, sale esercito, cosa succede? Mi viene tutto una spatafiata che sono tutti i calcoli, e se gli dico quanti oggetti ci sono dentro quella lista, lui mi dice il numero giusto, vediamo se è vero. Cosa mi deve rispondere? Ah, perché 2? Mi ricordo la domanda Ah sì, perché non ho fatto il... perché No, no, perché devo fare il sì. flapping. Devo appiattire la struttura interna della tabella. No, però devo scrivere il comando giusto. Flatten. Adesso a questo gli chiedo quant'è la lunghezza. 8. Cioè le 8 connessioni, capito? Era solo una prova. Adesso a questa tabella... Questa tabella la faccio operare, ma con le due regole, che, cioè le vado a copiare sopra. Abbiamo le otto connessioni calcolate. Gamma 1,1 è nulla. Gamma 1,2 è nulla. I'm sorry, scusate. Sì, sì. Devo prendere la plastica. Ah, ma lo ce l'hai. L'altro. Ce ne sono soltanto tre non nulle. Gamma 1,2,2, che è meno cosine di teta sen teta, e poi gamma 2,1,2, che è cotangente di teta. Oppure l'altra che è la simmetrica, gamma 2, 2, 1 che è la cotangente di teta. Tutte le altre sono nulle. Quindi 3 diverse da 0 E e questo cosa 5 ci nulle. dice? Ancora niente perché con le gamme dobbiamo costruire, con le gamme dobbiamo fare o la derivata covariante e portare quindi un vettore in giro per vedere come ruota, dobbiamo fare il trasporto parallelo. Cioè, quando lui me l'ha Qua proposto la volta... è il campo, tra virgolette, sul quale verificare o sul quale
poter fare il trasporto parallelo su una certo, superficie non certo. No, ancora non sappiamo se è euclidea o non è euclidea, con altro sistema di coordinate. Poi vediamo, diremo che non è euclidea se è curva. Ci siamo messi... Se la curvatura non è intrinseca, non lo sappiamo. Solo quando sappiamo che la curvatura esiste ed è intrinseca, quello non è piatto. Ma non abbiamo costruito... Vabbè, ciao. No, l'abbiamo fatta apposta per... Vabbè. Ma no, aspetta, è lunga strada, perché qua stiamo cercando di vedere cosa allora, sono questi problemi. Cosa abbiamo ottenuto? Se usiamo la metrica che sfrutta la simmetria sferica, no? Le connessioni gamma sono tutte nulle meno queste tre, la 1, 2, 2, la 2, 1, 2 e quella simmetrica, la 2, 2, 1. E i valori sono meno coseno di teta, sen teta, cotangente di teta. Mm. Adesso con questi dobbiamo fare la derivata covariante. E guardate questo, dobbiamo fare due cose prima. Prendere la sfera, delimitare un percorso chiuso. No? Ah, va bene. Poi capire se questo percorso chiuso è una geodetica. Come si fa a capire se è una geodetica? In realtà poi me lo spiegherete voi, però il concetto fondamentale è questo. Naturalmente in questo spazio che è bidimensionale, una curva è una cosa monodimensionale. Siccome poi sappiamo che una sfera la possiamo rappresentare, basta che un piano tagli questa sfera, però un piano che non appartiene allo spazio di interesse, no? appartiene al tridimensionale. Il piano taglia e viene fuori una cosa. Quella una curva è una linea chiusa. Quella curva è una geodetica oppure no? Se la derivata covariante che segue il contorno della curva del vettore tangente è nulla, quella è una geodetica del vettore tangente. Invece, se vogliamo fare il trasporto parallelo lungo quella curva, una volta che abbiamo saputo se lo è o non lo è, no? Supponiamo che abbiamo trovato, è una geodetica, perché la derivata covariante secondo il vettore tangente. Il vettore tangente alla curva, che vuol dire fare la derivata, no? Sì. Di che cosa? Allora, chiamiamo la curva gamma. Quindi, mi dai di nuovo la penna? Ecco, la condizione diventa questa. Nabla, che è la derivata covariante, secondo gamma punto, di gamma punto uguale 0. Allora la gamma è una geodetica. Gamma punto è una... No, gamma punto è il vettore tangente. Gamma è una curva. Gamma punto è il vettore tangente. Non sono neanche gli occhiali, quindi la derivata covariante. Ma da dove viene? Dai, smetti. Che cosa dove viene? Ma no, tu. Adesso... Gamma punto, perché tu non hai fatto la domanda che è gamma punto. Perché non io sono fatto. Attaccato per una ragnatela. Ok, quel gamma punto si usa... Vabbè, ok. Allora, gamma adesso punto. Ho fatto tutto in notazione moderne, sì. Perché così tu mi capisci, visto che leggi tutta la letteratura anglosassone. No, non so se è anglosassone. È che ne so, tedesca non lo è. Se no, usiamo quella gotica. No, io ci guardo. Allora, abbiamo questa curva, questo qua è il vettore tangente. Se la derivata però covariante vedi, secondo il vettore tangente. Secondo il vettore tangente. Sì, è ovunque nulla. No, secondo il vettore, quindi secondo, lungo la curva. Mm-hmm. Potrebbe variare, potrebbe avere valori diversi, no? Questa roba qua è una domanda. Questo io non sto capendo cosa la derivata dire. Covariante del vettore tangente lungo la curva avrà valori diversi a seconda di dove ci si trova. Ma la covariante ha valori diversi la derivata, ma poi ci sono le gamma dentro la covariante, e quindi le gamma compensano quella varietà che fa e quindi fa in modo che tutto è nullo. Quindi se è una geodetica, quindi se questo è nullo, questa uguaglianza implica che sia una geodetica. La gamma che gamma sta geodetica, certo. La gamma che è una curva è una geodetica. Quindi se la derivata covariante è ovunque nulla, la variata però geodetica. La derivata covariante è secondo quel vettore lì, secondo
Quando tu lì. E questo quindi è una condizione, se non ti incazzare, locale. Va bene. Ma scusa, l'intera teoria della relatività generale di Einstein è una teoria locale, quindi ogni volta che tu me lo dici, io ti guardo, vabbè, che devo dire? È locale. Punto. L'unica cosa che non è locale, no, l'unica cosa che non è locale è la teoria quantistica, che è una teoria globale. Sì, ma è globale perché è piatta. Ma se devi rispondere sì, di rispondere sì, non si fa tutto questo sceneggiato. No, la sceneggiata ci vuole perché siamo dentro la relatività generale. Ma perché avevo un problema di calcolo variazionale. Oh, ma allora stai parlando con un accademico? Che ha titoli universitari? Sai perché non ce l'ha quello con cui stai parlando? Perché non vuole questa gente qui, capisci? Non ha voluto piegare la testa di fronte a questa gente qui. Vuoi farmela piegare tu? Non ce la farai, no? Quindi è per forza che ci scontriamo. Ogni volta che mi ricordi tutto quello che poteva essere la carriera universitaria, guarda, capisci? Che non è così, perché sì, abbiamo già litigato nell'altro verso. Qual è l'altro quando verso? Quando abbiamo dimostrato il teorema di Unero, le formule di Unero, che tu dicevi che era una condizione globale, io dicevo guarda che non occorre che sia una condizione, che era un calcolo di variazione, che se è locale, in ogni punto automaticamente li trovi lei. Tu hai fatto tutta una scena. No, lì te lo ritorno ancora, perché mentre le equazioni del moto sono locali, il calcolo delle variazioni e quindi l'annullamento della variazione prima è una condizione globale, è tipico del calcolo delle variazioni che sia globale, quindi fine del discorso. Sì. Perché lì c'è un integrale. Che era esattamente dall'altra parte. Beh, vecchio storia, non ci conosciamo troppo tempo. Però mi ricordo quella roba lì di Roma. Adesso, trasposto adesso parallelo. Adesso andiamo a casa perché sono le 11, domani ho da fare. Sì. Vabbè, allora chiudiamo qua. E ripartiamo da qua però perché devo salvare questa roba allora. Sì, certo che salvo questa roba sì. Assolutamente. Io devo pulire questa perché si incrosta, perché non so se è la matita che non funziona o se è il lo schermo lì la plastichetta che non serve niente. Tu avevi un fazzoletto per un fogliolo di carta, ma più un po' di carta.